Ciao ragazzi, allora, l'altro giorno è appena finita la Coppa Italia, mercoledì la Juventus l'ha alzata, è la sua il tredicesimo trofeo, ho deciso di fare questo video, però ho raccolto qualche statistica che mi sembra bello condividere. Io amo le statistiche, amo il giro, no? Studiare il calcio, studiare la storia, quindi raccontiamo un po' di statistiche. La statistica che tutti conosciamo è che la Juventus è arrivata alla tredicesima Coppa Italia, record assoluto. Un'altra cosa che conosciamo è che ne ha vinte quattro consecutive, mai nessun'altra squadra era riuscita a vincerne quattro di fila, così come mai nessun'altra squadra era riuscita a fare quattro double consecutivi. Sia le quattro consecutive, sia i quattro double consecutivi sono un miglioramento di un record, perché già nessuna squadra era riuscita a vincere tre Coppa Italia e già nessuna era riuscita a fare tre double consecutivi. Quindi questi sono i numeri che più o meno tutti conosciamo, ma adesso andiamo a raccontare qualcos'altro. La Juventus diventa, insieme a Inter, Atalanta e Torino, l'unica squadra che vince, insieme a loro, una Coppa Italia senza mai perdere. Vincendo tutte le partite, scusate, vincendo tutte le partite. L'unica squadra che le vince tutte, le ha vinte tutte e quindi eguaglia questo record. La Juventus eguaglia anche il record, anzi, migliore. Diventa record assoluto di aver vinto la Coppa Italia senza aver mai preso una rete in nessun turno, insomma, quindi record pieno. Ma veniamo adesso al record proprio dei trofei. La Juventus vince la Coppa Italia in tutte le sue versioni, quella degli anni 60, la versione successiva dal 62 al 65, dal 64 al 65 e nella vecchia versione, quella dal 64 fino al 2001 e poi adesso con questa versione. Passo velocemente le foto, se volete controllare, ci sono passate velocemente le foto dei trofei della Coppa Italia, qualcuno non si vede bene, ma insomma ci sono, ecco, fidatevi che ci sono. Detto questo, la Coppa Italia, come ben sapete, ha cambiato nome dal 2001. Dalla edizione infatti 2001-2002, l'anno che tra l'altro la Juve perde la finale col Parma, la Coppa Italia in teoria, a ragione di nomenclatura, perde un attimo il nome e diventa Team Cup. Ecco, cambia anche il trofeo, non nella stagione 2001-2002, perché quando la vince il Parma contro la Juve, la Team Cup era un trofeo a parte e la Coppa Italia era la Coppa Italia, insomma, quella che finora era stata data. Dal 2002-2003 cambia completamente proprio il trofeo. Non è più la Coppa Italia con, diciamo, il pezzo della Coppa più piccolo e una base molto grande con il nome dei vincitori su, ma diventa la Team Cup che conosciamo ancora adesso. Viene ingrandito tantissimo il pezzo sopra, e intanto si vede perché se vedete sopra li sto mettendo come foto, il pezzo sopra diventa nettamente più grande e la base sotto diventa rotonda con la scritta Team Cup, punto. Ecco, la Juventus, questo trofeo, la Team Cup, raggiunge l'Inter, perché l'Inter aveva vinto 4 Team Cup, tra l'altro consecutive, non consecutive, ma le aveva vinte nel periodo, nel suo ciclo, no? Quando la Juve vinse due scudetti di cappello, l'Inter con Mancini vinse due Coppa Italia, poi andò a giocare un'altra finale col Palermo, mi ricordo, l'altra quella appunto del triplete. Quindi sono le quattro Coppa Italia che ha vinto l'Inter, le quattro Team Cup che ha vinto l'Inter. E anche se ho sbagliato, adesso se mi ricordo, l'Albo d'Oro, la prima quella del triplete e poi quella col Palermo. Però, quindi la Juventus con queste quattro consecutive raggiunge l'Inter in cima all'Albo d'Oro della Team Cup. Come già detto, quello totale con Coppa Italia e Team Cup, la Juve la sta stradominando. Pensate che 4 anni fa, prima della finale con la Lazio, noi eravamo a pari con la Roma. Cioè, questo mi sembra giusto ricordarlo per far capire la grandezza di questa squadra e di quello che ha fatto questa squadra. Ma veniamo all'ultimo dato statistico. Anzi, ne aggiungo un altro che non è riferito a questa Coppa Italia, ma credo che valga la pena, valga la pena dirlo. La Juventus insieme alla Roma e alla Lazio e al Milan sono le tre squadre che hanno vinto la Coppa Italia in finale in un derby. Cosa vuol dire? Quella che la Roma chiama la Coppa in faccia, i tifosi della Lazio. Juventus ha battuto il Torino. Il Milan ha battuto l'Inter, la Lazio ha battuto la Roma. Queste edizioni qua, chiaramente la Lazio è più fresca, ma sono le tre edizioni, le tre Coppe Italia, comunque sono le tre squadre, Juventus, Milan e Lazio, che hanno vinto la Coppa Italia in un derby in finale.
Aggiungo anche che Juventus e Milan sono diventate le due squadre che si sono affrontate di più in finale insieme a Inter e Roma. E aggiungo anche che sarà la Juventus, con questa vittoria si è assicurato un posto in Supercoppa, anche se diciamo il campionato non è ancora chiuso per cui non posso parlare, però si è assicurato un posto in Supercoppa eguagliando il record dell'Inter di 7 partecipazioni consecutive alla Supercoppa. Quindi la Juve eguaglia un altro record, eguaglierà un altro record ovviamente partecipando alla prossima Supercoppa. Tornando al discorso della Coppa Italia, ultima pillola statistica. Pochi di voi sanno che poche settimane dopo la conquista della Coppa Italia, la FIGC consegna alla squadra vincitrice un'altra coppa, la Coppa Renato Dall'Ara. La Coppa Renato Dall'Ara viene data dal 63, anno appunto che purtroppo il presidente del Bologna morì. E venne data dal 63, qua vedete una foto, si vede un po' non benissimo, ma comunque vedete Coppa Italia e Coppa Renato Dall'Ara nella stessa foto. Questa coppa, appunto, proprio perché è data dal 63, vedeva la Juve molto indietro alla Roma, perché la Roma tutte le Coppe Italia vinte le ha vinte dopo il 63. La Juventus invece le ha vinte molte anche prima, appunto tra l'altro quella citata, per esempio quella citata da poco fa contro il Torino. La Juventus con queste quattro Coppe Italia consecutive raggiungerà Roma anche in vetta alla classifica di questo trofeo che viene dato insieme alla Coppa Italia. E dunque queste sono le pillole statistiche che ho raccolto in questi giorni, spero che abbiate trovato il video interessante e niente, a me non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao.